Pasquetta, tempo di gite fuori porta, favorite dall'arrivo della primavera e dal risveglio della natura. E quale meta migliore per tutta la famiglia se non il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone nel cuore della Brianza lecchese? Un'oasi verde ricca di cascine rurali, testimonianza di una vocazione agricola che arriva dal passato e che continua tuttora. Qui la vita contadina era legata ai cicli della natura, ma era anche caratterizzata da una forte religiosità popolare. Nelle cascine l'attività dei contadini iniziava molto presto la mattina. Noi ci troviamo alla Bagaggera, in comune di Rovagnate, e siamo in compagnia di Giona, il panificatore. Che cosa stai facendo? Adesso sto facendo il pane e ho iniziato ieri sera con gli impasti e ho fatto un intezzo dell'impasto totale senza sale, che si chiama biga. L'ho ripreso stamattina e gli ho rimesso acqua e farina, la quantità che mancavano, e il sale. E adesso vado a fare la seconda fase nella parte che ho lasciato asciutta in modo da rendere l'impasto più elastico e da portare l'ultima parte di farina che non ho ancora messo. L'ho fatto riposare una mezz'oretta e l'ho pezzato in pagnotte. Le ho messe a lievitare sulle assi e adesso aspetto che lieviti prima di infornarlo. Voi utilizzate lievito madre? Sì, utilizziamo il lievito madre, che è nient'altro che un pezzo di impasto che viene rigenerato ogni giorno. Rigenerato vuol dire impastato con acqua e farina in modo che i lieviti che sono presenti nell'impasto abbiano cibo per sopravvivere, in modo da riutilizzarlo per future panificazioni. Le pagnotte devono ora lievitare per circa un paio d'ore. Intanto il sole si è alzato nel cielo, andiamo a vedere chi ci accompagnerà nella nostra gita di oggi. Inizia dunque la nostra gita di oggi in compagnia delle guardie ecologiche del parco e degli amici Peter ed Elisabetta. E siamo in compagnia di Giovanni Zardoni. Qual è il percorso che effettueremo oggi? Sì, sarà un percorso nel cuore della Valle del Curone, partendo dalla località Bagaggera di Rovagnate, saliremo in località Valfredda a Montevecchia, Casoldato, sempre Montevecchia, scenderemo a Ospedaletto, di nuovo Rovagnate, risalendo in località Costa Scarpada e quindi Galbusera Nera di Perego. Poi arriveremo a Galbusera Bianca e riscenderemo nella valle a Malnido per tornare a Bagaggera. Un giro di circa 3 orette ideale per una mezza giornata in mezzo alla natura. E lungo il nostro itinerario di oggi ci imbatteremo molto spesso in numerosi segni di devozione religiosa contadina, quali la dedicazione di alcune cascine rurali a determinati santi, la presenza di cappelle mariane e ancora l'installazione di croci e altri simboli lungo le stradine di campagna. Siamo in località Fornace di Rovagnate, che è il primo bivio di giornata, dove volteremo per la località Valfredda di Montevecchia, e come spesso succede al bivio vi è un'edicola, in questo caso dedicata a Maria. Le edicole venivano fatte proprio sui bivi delle strade perché i lumini che venivano messi nelle edicole di notte davano l'idea dei bivi e della strada da percorrere.
Quindi era tradizione porre le edicole e i crocicchi proprio agli incroci delle strade. Al crocicchio abbiamo preso il sentiero sulla sinistra contrassegnato dal segnavia numero 8 e abbiamo raggiunto la località Valfredda. Cascina Valfredda di Montevecchia, dove ci troviamo, prende il nome proprio dal clima di questa parte di valle, che è molto freddo, perché siamo nella parte nord di Montevecchia e in inverno la neve resta per lungo tempo in quanto questa zona è all'ombra. Tanto che in questa zona vi era una chiesetta dedicata alla Madonna della Neve. L'unica testimonianza dell'esistenza di una chiesetta in questo luogo è rappresentata dall'altare. Si tratta del classico esempio di riutilizzo di un manufatto antico per scopi diversi. Quello che era un sarcofago romano è stato utilizzato proprio come altare di questa chiesetta, capovolgendolo. Venuta meno la funzione di chiesa, questa pietra è stata capovolta nuovamente ed è ora utilizzata come vasca per la fontana. Dalla località Valfredda si prosegue seguendo il segnavia numero 11 in direzione di Ca' Soldato, il centro parco. Siamo a Ca' Soldato di Montevecchia, che è il centro parco attrezzato per la sosta degli escursionisti e sede di un piccolo museo. Cascina Ca' Soldato prende il nome da un soldato napoleonico, dice la leggenda, quando in realtà però questo nome è già presente nel 500 su documenti delle visite pastorali di San Carlo Borromeo ed è quindi probabilmente legato a un soldato di epoca romana. La presenza romana nella valle era infatti molto importante, in quanto sul fondovalle vi era una importante fornace romana. Quella che oggi è la sede delle guardie ecologiche volontarie del parco è stato un cascinale, abitato fino agli anni 70. I vecchi contadini avevano molta fede e questa fede si esprimeva anche nel bisogno di essere protetti dalle avversità del tempo. È così che ogni cascina era dedicata a qualche santo. Qui a Ca' Soldato i santi protettori erano due, Sant'Antonio da Padova e San Giuseppe. Questi santi erano raffigurati sulle pareti di Ca' Soldato insieme all'effigie della Vergine. Purtroppo oggi queste immagini sono andate perse nel tempo. Ca' Soldato siamo scesi lungo il sentiero delle sorgenti petrificanti sul fondovalle. Ora ci troviamo a Cascina Ospedaletto di Rovagnate, il cui nome deriva dal fatto che ai tempi della peste ricoverarono in questa zona tutti i malati di peste in una specie di lazzaretto. La Cascina Ospedaletto è ormai un rudere. Su Cascina Ospedaletto vi era un'edicola mariana. Ora saliamo verso Cascina Scarpada.
Da Cascina Ospedaletto siamo saliti lungo i boschi fino ad arrivare a Cascina Costa e Cascina Scarpata. Qui il paesaggio cambia completamente, non c'è più il bosco e inizia la parte a vigneto. Da questo punto si può vedere il santuario di Montevecchia, santuario dedicato alla Madonna del Carmelo, un luogo molto significativo per la gente del posto, soprattutto nel periodo di Pasqua. Sono due le tradizioni del territorio legate a Pasquetta. In primo luogo la festa di Montevecchia con la tradizionale processione al santuario ed è la prima grande gita fuori porta di stagione, soprattutto per tutti coloro che provengono dal Milanese. In secondo luogo invece in questa valle vi era una tradizione legata alla collina denominata Belvedere di Cereda, dove le persone della frazione Monte si recavano al lunedì dell'Angelo a mangiare tutti insieme le uova sode. Da Cascina Costa abbiamo attraversato i vigneti e abbiamo raggiunto la Galbusera Nera in comune di Perego. Da dove deriva questo nome? Sì, il nome di Galbusera è un nome abbastanza particolare in effetti. Questa è Cascina Galbusera Nera, poi vicina c'è Cascina Galbusera Bianca. Sono cascine già esistenti nel 300 e ai tempi questa valle si chiamava Valbissera. Era un tenimento di campagna di una nobile casata e probabilmente forse legato addirittura al nome, alla presenza delle bisce. Nera e bianca pare legato al tipo di uva che veniva coltivata nelle vicinanze, quindi l'uva nera nella zona di Galbusera Nera e l'uva bianca nella zona di Galbusera Bianca. Qui a Galbusera Nera i fratelli Cereda stanno sperimentando la coltivazione di un mais particolare che si chiama Marano, che era un mais che si coltivava all'inizio del secolo e poi si è perso per i nuovi ibridi. È un mais con la granella più piccola che produce meno, che però dicono essere più adatto ad una polenta ancora più saporita. All'interno di questa cascina avete conservato gli attrezzi di una volta. Sì, abbiamo recuperato un po' di attrezzi dei nonni e anche di mio padre che li usava ancora fino agli anni 50-60 e li abbiamo appesi un po' a mo' di museo per far vedere un po' come veniva il lavoro effettuato, tutto regolarmente a mano perché qui è tutto terrazzamento e quindi i trattori ancora non ci arrivavano, oppure solo ultimamente sono arrivati i trattori più piccoli, quindi la meccanizzazione è arrivata dopo. Questo era il passatempo, tra virgolette, per i nostri genitori durante le lunghe serate d'inverno, visto che la televisione non esisteva. Chiamato ste, che serviva per sgranare la pannocchia di grano, che era anche utilizzata come misura, un ste, due ste. Abbiamo l'attrezzo per tagliare il fieno, dalla cascina quando veniva messo il fieno veniva tagliato a fette con quell'attrezzo lì. Qua abbiamo recuperato un torchio che ha ben 102 anni, un torchio a tre saltarelli. Ogni cascina bene o male aveva il suo torchio perché vabbè, non c'erano i mezzi per portare l'uva e quindi ogni zona aveva un torchio e dopo tutti i limitrofi utilizzavano il torchio un po' in comune, diciamo, la cascina. Anche a Galbusera Nera troviamo la raffigurazione di un santo. Di che santo si tratta? Si tratta di San Giobbe, una figura biblica santificata dai contadini. Era il santo della pazienza. Il contadino doveva avere tantissima pazienza perché tutto il suo lavoro era nelle mani del Signore. Bastava un temporale per rendere vano tutto un anno di lavoro. San Giobbe, che vediamo in questo dipinto, lo si vede praticamente nudo, con delle piaghe che sono praticamente dei bruchi che sono
per i contadini il bacco da seta, infatti è il protettore dei bachi da seta. Quella pianta che vediamo dietro non è altro che un gelso che sta buttando le gemme. Tutti sanno che i bachi da seta venivano alimentati con le foglie del gelso e costituivano una fonte di reddito aggiuntiva per i contadini. Anche noi abbiamo San Giobbe, come in parecchie cascine qui. Qui veniva coltivato il bacco da seta fino agli anni 50-55, prima dell'industrializzazione. Visto che le popolazioni erano molto devote, il santo era più o meno raffigurato in quasi tutte le cascine. La nostra gita prosegue ora in direzione di Galbusera Bianca. Lungo la via troveremo una croce con una storia molto particolare. Lungo la strada da Galbusera Nera a Galbusera Bianca troviamo questa particolare croce. Era una di quelle croci chiamate le croci dei campi, dove venivano fatte delle processioni, dette anche rogazioni, di ringraziamento per il raccolto. Eccoci arrivati a Galbusera Bianca di Rovagnate, sede dell'omonima azienda agricola, un'altra cascina del 300 ed era sede del famoso tenimento del Busca delle Due Galbusera della Marchesa d'Adda Busca. Proprio la Marchesa d'Adda Busca ordinò nel 1841 di costruire questa chiesetta dedicata a San Francesco, in quanto la precedente chiesetta era completamente andata in rovina. Ora la chiesetta è in fase di completo restauro dopo anni di abbandono. Addirittura a Galbusera Bianca vi era anche il forno per la produzione del pane. Risale sempre a quell'epoca, quindi attorno alla metà dell'Ottocento, la piantumazione dei famosi cipressi che stanno sulla vetta dell'omonima collina, la collina dei cipressi, che infatti rappresentava praticamente il belvedere di tutta la proprietà d'Adda Busca, dove aveva sede appunto il Campè che gestiva tutte le tenute agricole. Che cosa si raccoglie qui nei prati attorno alla Galbusera Bianca? In questo momento io sto raccogliendo un po' di erbe, nella fattispecie erba cipollina, perché oggi facciamo la torta di Pasqua. Questo luogo è un borgo agricolo sostenibile. C'è l'azienda agricola in primo luogo, che è un'azienda agricola biologica, biodinamica, certificata, che coltiva antiche varietà di frutta e antiche varietà di ortaggi. Trasformata in nettari, conserve, succhi, sorbetti, servita all'interno della nostra osteria bio. La caratteristica di questo posto nel suo complesso è quello di accogliere persone nella natura. Siamo la prima oasi privata affiliata al sistema Oasi di WWF Italia. Allora è proprio il caso di dire dalla terra alla tavola. Andiamo dunque in cucina e vediamo l'impiego delle erbe che abbiamo appena raccolto. Bene, oggi a Galbusera Bianca cuciniamo una torta pasqualina, reinterpretata secondo il nostro stile. Abbiamo del pan grattato, saltato in padella con dell'aglio, poi delle patate novelle con la buccia, degli spinaci crudi tagliati fini fini, dell'erba cipollina, anche lei a crudo, tagliata fine. Per la cremina usiamo crescenza di latte vaccino e olio extravergine d'oliva. Adesso iniziamo col procedimento vero e proprio della nostra torta pasqualina. Prendiamo del pan grattato e lo sparpagliamo sul fondo per fare la base. Su questo letto di pan grattato gli mettiamo un po' di patate novelle lessate con la buccia,
in modo tale che tengano tutta la loro naturalezza e abbiano il sapore della buccia che gli dà quella certa consistenza leggermente amarognola che contrasta col dolce delle patate. Poi prendiamo gli spinaci a crudo e li spargiamo sopra le patate. Dopodiché, con la crescenza e l'olio, abbiamo fatto la salsina che noi andiamo a disegnare sulla torta facendo una bella spirale così. Ecco qua la nostra torta pasqualina pronta per entrare in forno. Starà in forno a 240 gradi per 6 minuti con forno secco. Ok, la torta è pronta, ben cotta al punto giusto, vi mettiamo su l'erba cipollina tutta bella sparpagliata, un po' a pioggia che gli dà il buon sapore di primavera, poi questa idea estemporanea, un po' di fiori di tarassaco che fanno molta primavera, il dente di leone, e adesso la torta è pronta per essere servita, buona Pasqua a tutti! Buon appetito e buona Pasqua! Da Galbusiera Bianca proseguiamo ora il nostro giro ad anello. Transiteremo dapprima presso Cascina Malnido per poi chiudere tutto il nostro itinerario di nuovo a Cascina Bagaggera. Siamo tornati dal nostro bellissimo giro all'interno del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Nel frattempo il nostro impasto di questa mattina è lievitato e siamo pronti per infornare. E adesso vado a infornare il pane lievitato che cuoceva a una temperatura di 280 gradi circa. Nel forno ci stanno più o meno una trentina di pagnotte ed è meglio cercare di tenerlo sempre pieno. Intanto che il pane cuoce andiamo a vedere quali sono le altre attività svolte qui alla Bagaggera. L'attività principale dell'azienda è l'allevamento di capre, ci sono capre camosciate, adesso ne abbiamo una settantina, l'allevamento dovrebbe crescere fino a circa 120. Oltre a questo c'è l'attività di coltivazione dei campi, viene fatta qui la produzione del fieno, dell'erba medica e del cereale che serve, che utilizziamo orzo e pisello seminato in contemporanea per aumentare un po' il contenuto di proteina. Il consumatore peraltro cerca anche un rapporto più diretto, cerca di conoscere, di sapere chi gli produce il cibo, quindi noi abbiamo sviluppato questo rapporto con i GAS, con i gruppi d'acquisto. Hanno fatto base nella cascina per la distribuzione dei loro prodotti, sono stati una parte importante anche dello sviluppo del progetto del pane, noi produciamo almeno il 50% viene venduto ai GAS. Con il GAS avete anche sviluppato un progetto congiunto per la gestione del pollaio. L'agronomo che gestisce la cascina dà un'occhiata la mattina alle galline se non ci sono malattie, se tutto va bene, e poi la raccolta delle uova e la pulizia la fanno le persone del GAS. Praticamente c'è tutto un turno di famiglie che vengono la sera, vengono con i bambini, raccolgono le uova, le dividono metà per la cascina, metà per ogni famiglia del GAS. È quasi più un evento sociale che un evento economico. Come potete vedere siamo arrivati alla stalla e siamo giusto in tempo per vederci la mungitura delle capre. Mungiamo
mangiamo due volte al giorno, la mattina dalle 6 alle 8 più o meno e la sera dalle 5 e mezza, finiamo verso un quarto alle 7. Prima la mungitura veniva fatta a mano, invece adesso utilizziamo una macchina che munge due capre alla volta, presto poi sarà pronto l'altro impianto e mungeremo 12 capre per volta. Attualmente mungiamo 62 capre e tutto il latte lo trasformiamo qui in azienda nel nostro caseificio. Cosa fate con il latte di capra? Con il latte facciamo formaggio fresco, formaggio stagionato, yogurt. Siamo tornati al forno, vediamo a che punto è la cottura. Ok, adesso il pane è quasi pronto e adesso andiamo a vedere le varie caratteristiche per capire a che punto è la cottura. Bisogna guardare innanzitutto il colore e la consistenza. La crosta deve essere croccante, la pagnotta deve essere leggera. Bene, il pane si sta sfornando, è bello pronto e croccante e caldo per la nostra tavola, non ci resta che invitarvi qui nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Noi ci vediamo per la prossima gita, arrivederci!